Godo immensamente nel sentire che il Signore è sempre prodigo delle sue carezze con la tua anima. Lo so che soffri, ma la sofferenza non è forse il segno certo che Dio ti ama? Lo so che soffri, ma non è forse questa sofferenza il distintivo di ogni anima che ha scelto per sua porzione ed eredità un Dio ed un Dio crocifisso? Lo so che il tuo spirito è sempre avvolto nelle tenebre della prova, ma ti basti, mia buona figliola, il sapere che Gesù è con te ed in te. Cari amici, pace e bene a tutti voi. E sempre da Pietrelcina, da questo luogo benedetto, ecco, continuiamo il nostro pellegrinaggio sostenuti, accompagnati dall'amicizia di San Pio da Pietrelcina, questo nostro fratello e amico che realmente ci sostiene nel nostro cammino quotidiano. E accogliamo sempre il suo insegnamento, accogliamo davvero la sua parola che può illuminare la nostra giornata. E come abbiamo ascoltato poc'anzi, Padre Pio dice a questa sua figlia spirituale proprio così, dice: lo so che il tuo spirito è sempre avvolto nelle tenebre della prova. E fratelli miei, è così. Ecco, lo ripetiamo e lo diciamo. Tante volte anche il nostro spirito è avvolto dalle tenebre e nella prova. E viviamo questo dramma, ecco, della prova, della sofferenza, no? Però, ecco, è importante anche sottolineare come la vita spirituale, la vita cristiana, la vita di unione con Gesù Cristo ci rende più sensibili a tutto questo, ci rende più sensibili al dramma della sofferenza, no? Un uomo che segue Gesù Cristo, una persona che segue Gesù, che diventa discepolo di Gesù, sente fortemente su di sé questo invito del Maestro: chi vuole essere mio discepolo, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E allora tutto diventa più marcatamente, ecco, doloroso per il cristiano, potremmo dire. Perché? Perché egli ha sempre rivolto il suo pensiero nei confronti di Gesù Cristo. E quando pensiamo a Gesù, come abbiamo detto in questi giorni, non possiamo non pensare alla croce. Però, dice Padre Pio, ecco, sempre un contromessaggio nel senso di speranza: la croce non è fine a se stessa. Dice Padre Pio, però ti basti pensare, mia buona figliuola, che Gesù è con te ed è in te. Che bello, ecco, quello che abbiamo detto in questi giorni: ti basti pensare che Gesù è con te ed è in te. E fratelli miei, questa è la fede, questa è la fede. La fede è proprio questa certezza che Gesù è in noi, soprattutto attraverso il sacramento dell'Eucaristia. Non dobbiamo mai privarci di questo sacramento, non dobbiamo mai privarci di questa consolazione, perché questa presenza di Gesù, questa sua presenza viva, vera, sappiamo bene, non nel sacramento dell'Eucaristia, come il Signore Gesù è presente, si offre a noi, come nel sacramento dell'Eucaristia Gesù, entrando nell'anima, dia sollievo all'anima. Come Gesù nel sacramento dell'Eucaristia, entrando nel cuore di ogni persona, di ogni fedele che si accosta a Lui, diventa realmente segno di consolazione, di speranza e di pace. Allora, come dice Padre Pio, anche la croce, anche il dolore, anche, ecco, la notte più oscura, attraverso questa presenza di Gesù diventa una presenza di pace, diventa più sopportabile portare la croce quotidiana, e diventiamo anche noi offerta, come l'Eucaristia è offerta, come l'Eucaristia diventa offerta del corpo e sangue del Signore al Padre, nello Spirito Santo, così anche noi diventiamo offerta quotidianamente, offerta di gratitudine al Signore, per Gesù e in Gesù. Che, ecco, Padre Pio ci accompagni in questa giornata e ci doni di sperimentare tutto questo e la benedizione di Dio.
Buona e santa giornata a tutti voi.